Inserito nel lungo processo di crescita dell'azienda Trasporti Messinese, è stato presentato questa mattina un nuovo servizio di informazione per i cittadini. Su qualunque smartphone sarà possibile scaricare dallo store ufficiale la nuova app MyATM. L'utenza potrà adesso ottenere tutte le informazioni necessarie per muoversi in città con i mezzi pubblici a portata di clic. L'applicazione è divisa in 7 parti: arrivi in fermata, avvisi, linee, orari, fermate, rivendite e tariffe. Entrando nella prima sezione e inserendo il numero identificativo della fermata, che nel totale sono circa 1500, si potrà immediatamente ricevere gli orari di arrivo dei mezzi di ATM in transito e in grassetto gli arrivi in tempo reale. Oltre alla posizione della stessa fermata sulla tappa, si potranno visualizzare anche le rivendite di titoli di viaggio nel raggio di 500 metri. Procedendo nelle altre sezioni, l'utente potrà essere avvisato direttamente dalla sala operativa in caso di ritardi o sospensioni di corsa dei mezzi. Potrà visualizzare le linee in servizio e gli orari in vigore effettivi lungo la tratta sulla quale si trova. Il sistema infatti riconosce non solo le fermate tramite il GPS e comunica all'utente il numero della fermata, ma riconosce anche automaticamente se si tratta di un giorno feriale, festivo o festivo ridotto. Già presente all'interno del portale informatico dell'ATM l'applicazione Falco, che permette di localizzare bus e tram in servizio. La seconda parte della conferenza stampa di questa mattina è stata dedicata al report degli ultimi 3 anni dell'azienda, adesso rinnovata, motivata e con una propria identità. La crescita dell'ATM non è solo motivazionale, ma anche e soprattutto numerica. I chilometri percorsi dagli autobus sono aumentati del 105%, dai tram invece quasi del 20%. Aumentati la qualità del servizio, il numero dei viaggiatori che acquistano i titoli di viaggio e sottoscrivono l'abbonamento e che acquistano in gratis sosta per gli stalli blu a pagamento. La crescita dell'azienda Trasporti Messinese in termini di mentalità e organizzazione ha contagiato i cittadini, che sembrano adesso collaborare per la maggior parte con l'ATM, migliorando così anche l'efficienza dei servizi che l'ente eroga giornalmente.